Nonno, esci! Ti dobbiamo dire una cosa importante, nonno! Nonno! Porca miseria! Aspetta! Arrivo, porca miseria! Che cosa chiamate con tutta questa voce? Che io stavo dormendo, avevo sonno io, Questo vostro figlio mi ha tenuto sveglio tutta la notte! Nonno, mamma mia! Ma perché? Che è successo? Esagerato! Non ha dormito male! Ha fatto le puzze il nonno, vero? No, secondo me le ha fatte Bubolo le puzze, altro che nonno! Nonno, ti dobbiamo dire una cosa. Nonno, calmati, ti dobbiamo dire una cosa. Dimmi che c'ho le pulci. Nonno, noi ci siamo trasferiti. Non tanto lontano, però, è più in là nella strada. Praticamente abbiamo una nuova casa, ce l'ha data il signor Ender. No, cosa mi dici? Cosa mi dici? Rimarrò solo, non ci posso credere. Oh mio Dio, un povero nonno solo. Ma cosa mi dite? Ma siete pazzi? Non voglio sentire più niente. Non voglio sentire niente. Porca miseria, l'ha presa male. L'ha presa malissimo. Mamma mia, cioè veramente male. Nonno, guarda che c'è posto anche per te. Ma c'è traffico oggi qua sulla strada? Che è sti? Ma sono trattori? Sono due trattori, uno azzurro e uno bianco. Non ho mai visto. E poi lasciati qui in mezzo alla strada, perché già di non si sa mai succede un incidente per colpa di questi degenerati. Ma io non lo so. E poi è strano, scusa, di chi sono? Non ci sono contadini qui nel villaggio. Il nonno non lavora la terra dal lontano 1942. E quindi è stranissimo. Saranno dello gnomo. No, lo gnomo lavora a mano. Quello là pianta gli alberi dei fagioli magici. Anna, c'è qualcosa di strano qui in città, te lo dico io. E poi guarda, comunque, io sono contenta di star lasciando questa città, perché sta diventando sempre più strana. Anna, lasciando questa città, ci siamo mossi di 20 metri più in là. Ci siamo sempre. Sono 20 metri più tranquilli. Vabbè, ascolta, porta Bubolo a casa. Io mi sono un attimo preoccupato. Torno dal nonno, due secondi. Glielo urlo dalla finestra, guarda, perché non è possibile. Cioè, glielo dico dalla finestra, perché non credo che esca di nuovo di casa, capito? Se esce Andiamo di nuovo di casa, tesoro. Io lo chiamo comunque. Magari esce di nuovo di casa. Nonno! Nonno! Sono di nuovo io. Nonno! Non esce. Nonno! No, eccolo, nonnone. Allora, ascolta, prima l'hai presa troppo male, troppo male. Io non potevo lasciarti così. Ascoltami, la cosa importante che tu devi capire, nonno, e guardami in faccia mentre ti parlo. Ma non voglio parlare con te. Mi hai detto una cosa tristissima, mi lascerete da solo. E io come farò? Nonno, non ti lasciamo, no. Guardami le labbra. Nonno, guardami le labbra. Nonno, non ti lasciamo solo. Vieni anche tu. C'è uno spazio di una casa anche per te. Hai capito? Sei in grado ancora di costruire? Certo! Io costruivo le case, guarda, quando tu eri ancora per terra a scavare i lombrichi o nel cielo a scavare gli uccelli. Ho capito, va bene. Quindi te la costruisci da solo? Porca miseria! Sarò bravissimo! Farò una catapecchia eccezionale! Grazie, Lion! Sapevo che non mi avresti abbandonato! Prego, nonno, ma figurati. Ma secondo te io potrei... Ma non lo farei mai, non lo farei. Oh, adesso sì che le cose sono a posto. E non lo potevo mica lasciare così, eh. Quasi quasi mi rubo uno di questi trattori. Nah. Ma mi rubo questo. Ma chi se ne frega? Oh, alla fine ho sempre sognato di avere un trattore. Guarda come sono bello, eh. Porca miseria. Bubu. Chissà che suono fa il clacson di un trattore. Tipo Porca miseria. Un po' lento però, ci metto tipo tre quarti d'ora. Probabilmente arrivavo prima a piedi. Ma vabbè, c'è tempo per ammirare la natura. Quando uno guida il trattore non si annoia mai. Lo parcheggio qui. Signor Ender, aspetti, le ho già venduto un'altra casa comunque, Sì, aspetti che parcheggio, ci vuole quel buon quarto d'ora per parcheggiare il trattore, ecco qua. Dicevo, il signor nonno conosce Tombaldo di nome. Le compra un lotto. Lo so, sono un campione della vendita. Da costruttore a fa... Ma... Anna? Lion? Ma sei venuto col trattore? Vabbè, non importa. Guarda che figata la casa di cieco! Ma l'avevi ancora vista? No, che non l'avevo ancora vista, porca miseria. Io non l'avevo... Ma c'è ancora... Perché non l'hai fatto stare a casa? Lo sai che non mi piace che stai in giro in mezzo alla strada? Certo che è proprio bella, la casa. Ma Cico dov'è? Non lo so, ma c'è la sua mucca, guarda. La vedi? Oh, molto carina. Ma che carina! Le prendiamo anche noi, dai, no, ti Non prego. Ne prendiamo, no. Abbiamo già troppi animali in casa. Pure quei figli che iniziano a essere più simili a dei macachi che a delle persone. Chissà da chi hanno preso. Combinano. Vabbè, un guaio perdere, preso all'altro. Andiamo a esplorare, tanto Cico non ma credo scusa, che si offenda. Ma scusa, se Cico non c'è non possiamo entrare. Vediamo, magari c'è, che ne sai. È pieno di gnomi su casa sua. È un po' strano. Pure comunque sugli alberi. Sì, Cico Tobi, sì, è proprio casa sua. Suono, suona. Cico, sei in casa?
Sì, c'è Chico. La tipo accesa. Eh sì, con un ballo particolare, tra l'altro. Chico, are you in casa? Magari un po' d'inglese. Beh, secondo me non c'è. Vuses in casas? Non so, vabbè, spagnolo. Non so, probabilmente non c'è. Vabbè, entriamo, non credo s'offenda. C'è un messaggio, c'è un messaggio. Sono in vacanza, giusto, è vero. Torno settimana prossima, pagate voi. Come pagate voi? Come pagate voi? Che significa pagate voi? Ah, io non pago un cacchio, non voglio sentire. Cioè, non potevamo pagare la nostra, paghiamo la sua. Ma ti sembra? Guarda che bel garage. La motoretta sua, bellissimo. Porca bello mia. Il garage, nemmeno noi ce l'abbiamo il garage. Molto molto bello, sì, ho capito, ma non mi sta mica bene, sai. Qua c'è un'altra, c'è una foto di uno gnomo. Ma cos'è sto ossessione con gli gnomi? È strano. Boh, non lo sapevo neanche che a Chico piacessero gli gnomi. Evidentemente li ama proprio. Esci. Andiamo a vedere il garage. Aspetta un po'. Comunque io ribadisco, bello. Non bello. Pago il suo. Non pago il suo affitto io. Bisognerebbe trovare qualcuno che è ricco, cioè che ha bei soldi. Giusto. E che è disposto a pagare non solo il suo lotto, ma anche quello di Chico. Giusto per questo mese. Poi Chico gli ridai i soldi, che ti devo dire. So anche chi chiamare. Non ti devi. Chiamiamo Chico. Cioè, non Chico, scusa, Chico non è. Alex e Giorgio. Alex e Giorgio. Sì. Quelli sono ricchi. Si sa. Effettivamente. Cioè, non è vero, però qualche soldo ce l'avranno. Glielo chiedo prima, se non ce ne hanno. Chiama. Se ne vanno a quel paese pure loro. Però squilla, tu non disturbare la chiamata, che ogni volta sei imbarazzante. No. Ok, al telefono, proprio tu non sai telefonare. Pronto? Chico, no, non Chico, Alex e Giorgio, faccio sempre confusione. Alex e Giorgio? Sì, sì. Ci siamo. Ma rispondete al telefono insieme? Sì, condivisa. Ok, mi fa piacere. Ascoltate, c'ho una notizia. Vi invito a vivere nel mio quartiere, vi fa piacere? Bello. Sì. Ok, però avete i soldi per la casa? A voglia. Sì, sì. Dovete pagare anche l'affitto del mese di Chico, vi va bene? L'affitto del mese di perché? Chico? Perché? Perché lui non c'è, in vacanza, qualcuno deve pagare. Lion, sì? Guarda un po' laggiù. Li vedo. Cosa stiamo ci arrivando? Fa? Vi vedo, ma cosa ci fate? Scusa. Ma chi erano i trattori? Oh, porca miseria. Ma siete venuti quando... Me l'hanno rubato. No, che persone orribili, che ci sono. È stato Lion. Non è vero. Ma è il mio trattore. No, non è il tuo trattore, non dire fesse. Questo l'ho trovato in mezzo alla strada, secondo me mi... Mio. Va bene? Va bene, no, scherzo, è tuo. Allora, dovete parcheggiarlo? Venite con me, vi indico. Qui, proprio qui, questo è il parcheggio. Fermo, okay. Bravo. Poi se vi fate il garage in casa, potete parcheggiare in casa. Okay, bravo, okay. Giorgio non sa. Ma vai, scusate. No, ho fatto una manovra, ecco. Bravo, bravissimo. Allora, io volevo sapere che attività avete. Cioè, avete dei trattori? Cioè, coltivate vino, per caso? Oh, scusa, eh? Non si coltiva il vino. Senti, allora... Coltivate uva per fare il vino, ti va bene così? Sì. Porca miseria, oh, sono spuntigliosi, non invitiamoli più. Ma pure tu dici, scempiaggini. Allora, sparpagliamo le lettere Giorgio più Alex. Sicuramente viene fuori il nome di qualcun altro e facciamo venire a vivere qualcun altro, eh? No. Secondo me va bene come cosa. Comunque, lo spazio per la casa vostro è bello grande, avete visto? Cioè, ci sì. sta. No, ci dovrebbe essere una bella casa, mi raccomando. Fatela bella, vedete, quella di Chico è carina pure, eh? E vi voglio far fare un brevissimo tour della zona, così sapete, perché è importante. Sì, sì. Chico okay. adesso non c'è perché è in vacanza, non so se ve l'ha detto. Siete ancora amici? Sì, l'ha detto. Ok, mi fa piacere. Venite con me, vi faccio vedere due cose velocemente, giusto per capire. Lui, vedete questo qui, signore Ender, ok? Al signore Ender voi dovete dare i soldi della casa. Non so quanto okay. costa la vostra casa, però secondo me è abbastanza, ok? Sì, quindi, anche secondo me. Quindi, non so, preparatevi a sganciare, ok? Va bene. Non guardarlo fisso negli occhi perché si infastidisce. Vieni, okay. Continuiamo il tour. Da questa parte, ma poi tra l'altro, scusa, non ve l'ho chiesto. Mi stava girando in testa la domanda, ma poi non l'ho fatta. Che cacchio ci fate qui? Cioè, io non... Passavamo di qua. Ecco... Che cacchio vuol dire? Sempre tutti vaghi, tutti qua. Passavo di qua. Boh, non è che questa zona è di passaggio, cioè, passavate di qua per andare dove? Risponde Alex. Ai vigneti, ok, dove coltivate il vino. Esatto, giusto. Esatto. Ho capito. E se mi correggi di nuovo, te ne torni del vino. Facciamo il vino con te, ok? Ti pestiamo come l'uva. Esatto, e viene fuori il vino. Poi, qui potete vedere c'è il McDonald's. Ti piace il McDonald's, Alex? Si è preso il panino. Lo sapevo io. Zozzone, lo so io che ti buono. Piace. Lo so.
Questo è buono, è un McDonald's piccolino ma onesto. Questa invece era la nostra vecchia casa. Come puoi vedere è abbastanza simile a quella nuova. Però qua ci hanno sfrattato, quindi non possiamo più. Come ci hanno sfrattato? Eh sì, perché io non ho pagato. Perché se non paghi bene. Oh, che ti devo dire? Poi invece qui ci sono le case dei nostri vicini. In particolare la casa del nonno è quella lì. È molto, il nonno è molto burbero, capito? Provate a salutarlo dalla finestra, fate, presentatevi. Ciao, ciao. No. Ma allora, è la nonna quella là. Ma il nonno è nascosto. Dovrai salutare bene, digli ciao nonno Tombaldo, non lo so, cioè qualcosa del genere, no? Cioè, no? Vai. Ciao nonno Tombaldo. Bravo, bravo. Non ti cacca neanche perché ha già capito l'antifona, mi sa, capisco. Che non sei una persona di cui fidarsi e non sei una persona importante qui nel villaggio. Vabbè, piano piano lo diventerai. Poi, da quella parte lì c'è il negozio di cellulari. Molto importante, okay. Perché voi avete risposto al telefono. Con quale telefono? Fammi vedere. Quello di carta. Come quello di carta? Non va bene, non va bene. Non va bene, cioè tipo due bicchieri di carta legati a un filo avete. Sì, sì. Non va esatto. Bene, non va bene. Dovete comprare. Dovete andare a comprare un cattofono. Guarda che coso io, guarda che coso io. Mamma mia. Vabbè, non me lo potrò permettere. Beh, se non ti puoi permettere il telefono, tornatene nel vigneto, perché non ti puoi permettere neanche la casa. Veramente. Quindi, occhio. Però va bene. Poi venite con me. Di qua c'è il negozio di giocattoli. Cos'altro c'è di importante da far vedere, Anna? C'è il negozio di sushi, il negozio di cappelli, c'è negozio l'hotel. Di sushi. Il negozio dov'è di sushi è lì. Vedi questo posto qui davanti a me? Allora, Alex, va lì. Ma no, non puoi andare in ogni posto dove si mangia, però. C'è ancora questo il panino. Questo è il ristorante dove lavoro io, faccio le pizze. Questo è, vabbè, lasciamo stare. Questo è un posto brutto. Poi abbiamo la scuola da questa parte. Io guadagno più di te, Sì. La scuola da questa parte. L'hotel è lì di fronte. Molto, molto importante. Vabbè, il negozio dei vestiti. E cosa c'era di qua? Non mi ricordo più. Poi c'è la banca. Il negozio sì, di cappelli. Quello volevo dire. La centrale di polizia. La banca è importante, No, quello è quando era sparita nostra figlia. Non importa. Qui c'è la banca. Qui dovete depositare i vostri soldi. Soldi che voi avete, giusto? Sì. Sì. Mi sembrate sempre meno convinti di avere questi soldi. La cosa mi preoccupa, perché io non voglio pagare l'affitto di Cico. Figuriamoci anche il vostro. No, non ti preoccupare. Stagione. Aspettiamo ottobre per prendere più soldi. No. Il signor Ender i soldi li vuole subito. Vabbè, allora devi venderti un organo. Vabbè. Ho capito. Vendo l'hamburger. Vendi hamburger, vabbè, ma tu te li mangi gli hamburger, non li vendi. Vabbè, torniamo indietro, va bene? Avete visto più o meno tutta la città. È molto carina, piccola, onesta. Però molto bella. Ma abbiamo fatto vedere il cimitero. Ma il cimitero. Ma che bello il cimitero. Porca miseria, Anna. Cioè, vai in una nuova città, fai vedere il cimitero, se ne vanno via tutti. Certo, no? È importante. Ma cosa è importante? Allora, adesso torniamo nel nuovo quartiere. Voi cosa dovete fare? Costruire la vostra casa. Ammesso che paghiate. Ok. Pagheremo. Certo, ma voi pagherete. Quindi io vi direi, siete in grado di costruire una bella casa? Ovvio. Non è nulla. Sono okay? Molto certi di perché quello prima che era ovvio anche che pagavate. Adesso se... non diciamolo davanti al signore. Pagano loro, ingolfati di soldi sono. Proprio ricchi sfondati. Vero? Mamma mia. Sì, cash. Ok, questo è il vostro spazio. Datevi da fare. Voglio vedere una bella casa, mi raccomando. Regola aurea, mi raccomando, non più grande della mia, perché Certo. Non posso sfigare, sennò ve la esplodo da cima a fondo. Vabbè, non ma posso... che razza di vicino sei ogni volta? Sta zitta tu, non possiamo mica fare brutta figura, è il nostro quartiere, avete capito? Mi raccomando. Capito. Va bene, sarà meglio. Ok, ricordate le bombe. Va bene. No, niente bombe. Ok, niente bombe. Va bene. Poi semmai ci prendiamo un caffè. Un caffè, venite a cena, andiamo a mangiare una pizza. Sushi. Un panino. Sushi. Va bene. Il panino. Buona costruzione. Inizierete subito? Sì. Va bene. Va bene, dai. Mi fa come no? Boh, sì. Va bene. Vabbè, quando vi pare, ciao. Okay. Ah, sono strani questi due. Perché li abbiamo invitati? Secondo me era meglio non invitarli. Allora, dai. Guarda, secondo me in realtà loro già avevano in progetto di venire qui. Perché erano dietro l'angolo. I loro nomi erano già vero. Lì. È vero, guarda, stanno toccando. Stanno proprio toccando, li vedi? Ma devono. Ovviamente. Oh, non toccate. Ma è loro. Ah, sì. Vabbè, toccate, ma cosa stanno facendo? Aiuto. Credo sia successo qualcosa di brutto. Aspettate. Cosa succede? Cosa c'è? Ma che... Guarda, amore!
Che schifo. Vai giù, vai. Porca miseria, io lo sapevo che non c'era tanto da fidarsi, eh. Io l'avevo detto fin dall'inizio. Anagrammiamo le lettere. Viene fuori un altro occupante migliore.